Ecco, col presidente dei commercianti di Civitanova, che è una delle categorie che tira di più a Civitanova a livello di motore pulsante, soprattutto in questo momento, parliamo di questo International Motor Day, tanto polemizzato, ma alla fine si farà e si farà bene. Sì, me lo auguro che sia una 3 bellissime giornate che possa portare molta gente a Civitanova. E siamo contentissimi di questa collaborazione con il Motor Days, perché con questo che è capitato quest'anno non ci abbiamo avuto nessun evento e questa è una grandissima opportunità per noi. Poi siamo molto contenti perché ci mette a disposizione un trenino navetta che farà da spola dallo stadio al centro, con 5 fermate che abbiamo già strutturato, già contemplato con il signor Zampaloni, e in modo che ci porta gente al centro con convenzioni e scontistiche che poi si deciderà con questi giorni. Sport e gastronomia. Sport e gastronomia, benissimo. Zampaloni, sì. Ovviamente, sì. Finalmente possiamo, buongiorno, parlare con soddisfazione. Danilo Zampaloni, organizzatore, al centro dell'attenzione mediatica, okay, per mesi, nel tritacarne possiamo dire. Oggi possiamo parlare con serenità e tranquillità che l'evento sarà un successone. Le polemiche non mi riguardano, l'ho già detto anche nella precedente conferenza, siamo molto contenti. A un mese dall'evento. A un mese dall'evento. Circa. Questo ci fa piacere, ma ci fa stare in apprensione, che il lavoro da fare è tantissimo e con Ferragosto di mezzo questa settimana, insomma, ci fa stare un po', diciamo, fermi, e poi dovremmo correre successivamente. Ma noi siamo pronti a raggiungere l'obiettivo. International Motor Days sta dando il massimo a livello, arrivederci, a livello organizzativo. Siamo attentissimi anche al discorso Covid, che qualcuno ci ha detto anche: ma con il Covid come farete? Abbiamo degli spazi così enormi che possiamo garantire i distanziamenti sociali dovuti e anche di più. Ci fa piacere che hanno comunicato che anche adesso il Moto Mondiale a Misano apriranno le gradinate per più di 10.000 persone. Gli eventi nelle Marche, proprio ieri Ceriscioli ha detto che in base alla sicurezza e alle dimensioni dell'evento ci sono delle deroghe che permettono di ospitare più persone. Le critiche sono ammesse dopo. Prima, secondo me, bisogna solamente aspettare che apriamo i cancelli e poi vi prometto che andrete via tutti contenti.